ragazzi, in questo nuovissimo video di JumpyTech. Sono le 22:26, mi sono cullato sugli allori fino ad adesso per registrare questo video. Chiedetemi il perché, tra l'altro domani stasera, dato che domani, quando voi state guardando questo video, probabilmente sarò al mare. L'ultima giornata di mare. E ragazzi, domani, venerdì 8 settembre, succederà un qualcosa di assurdo. Vi faccio un piccolo spoiler. Non vi faccio vedere più niente. Quello era il piccolo spoiler. No, in realtà ve lo posso far vedere, ragazzi. Vi spoilerò questo. Questo ve lo spoilerò, no? Questa cosa qui. Basta, non vi faccio vedere più niente. Seguitemi su Instagram, vi lascio qui il link. Tra l'altro, ragazzi, il ritorno della maglietta gialla. Vi giuro che sta diventando questa cosa un tormentone. Io farò tutti i video da questo momento in poi con la maglia gialla. Ho un altro colore super sgargiante, ma la maglia gialla, ragazzi, non me la toccate. Cioè, levatemi tutto, ma non la mia maglia gialla. Oggi siamo tornati con reazione ai video degli youtubers italiani. Siamo all'episodio numero 5, una cosa del genere. Oggi mi avete consigliato un bel po' di youtuber, quelli che ho scelto. Tra l'altro nei commenti scrivetemi sempre 4 youtuber che potrei andare a fare. Ho scelto Amedeo Preziosi, FaviJ, che non mi ricordo se l'avevo già visto FaviJ. Credo di no, ma lo andiamo a vedere oggi. Pepo, che conosco già il primo video di Pepo, ma se non reagisco a quel video lui mi ammazza. E poi non so perché in un milione mi avete consigliato Nadia Tempest. Ragazzi, veramente in un casino di gente mi avete consigliato Nadia Tempest. Andiamo per ordine, iniziamo da Amedeo Preziosi. Amedeo Preziosi, il famosissimo fumagalli che mi fa spaccare da ridere. Ordina per i più popolari. No, non è vero, ordina per... meno recente. Tra l'altro è cambiato YouTube, raga, non si capisce niente. Bad Company are back, la nuova serie. Luglio 2012, tra l'altro. Madonna, raga, guardate, guardate che YouTube, guardate che era bello YouTube in quei periodi. Madonna, me lo ricordo troppo sto YouTube, raga. Era troppo bello. Cioè, con ancora tutto il banner modificato. No, vabbè, fantastico. Che roba è sta cosa? Quella sotto non è la canzone di Freaks? O di qualche telefilm, una cosa del genere? Non mi ricordo, raga. È tipo una specie di trailer per un qualcosa. E Enisa Tucci, chi lo guarda nel 2017? Io mi metto un bel mi piace. Qualcosa che sia più vicino al periodo di adesso. Ci sono tutti questi cazzeggio misto, ce ne sono veramente un casino. Andiamo a vedere il cazzeggio misto 1. Ah. Madonna, raga, è diversissimo. Sì. Ho tagliato i capelli. Ve lo dico subito perché così evitate commenti del tipo: ma ti sei tagliato i capelli? No, me li sono mangiati. E lo so. Anch'io mi sono tagliato i capelli dall'ultima via adesso. No, sono bruttissimi. E se prima ero brutto, ora lo sono ancora di più. Ah, vorrei precisare che questa non è camera mia, perché se fosse camera mia penserete che io sia frocio. E comunque, basta stronzate e passiamo al video di oggi. Benvenuti alla compilation delle persone più stupide del web. Ci sono comunque più tagli del 99% di video su YouTube Italia oggi. Vai. Ah, vabbè, praticamente fa delle reaction a dei video stupidi. Però voglio vedere un qualcosa inerente proprio a lui. Io canto le canzoni come voglio. Questo secondo me farà ridere. Tu mangi solo cazzi, io la pasta col pesto. Non cambiare, non è che c'è il resto. Vorrei infilarti il cranio nella tazza del cesso. Non devo preoccuparmi più di come mi vesto. Ti ficco un sacco in testa quando facciamo sesso. Sei stata con Paolo, Franco e Francesco. Pensavo fossi figa, invece sei Michael Jackson. E amore mio, grande amore. What the fuck? Perché Marco? Sta pisciando in piedi. Se i soldi non li abbiamo, la prendiamo a Cray. Tutto fatto, sono.
Tutto fatto. No raga, avete perso di me, fa veramente morire dal ridere, porca troia. Il prossimo era Favij tipo. Ma io non mi ricordo raga, vi giuro che non mi ricordo se io già l'ho fatto. Bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo primissimo video del canale di Favij TV. Se siete sul The Share Gaming sappiate che questo video che state vedendo è stato pubblicato 2 giorni fa sul canale di Favij TV. Quindi se seguite il The Share Gaming per questo genere di video, passate sul mio canale che trovate sia in descrizione che nelle annotazioni in alto del video. O di qua, sto facendo dei fail assurdi. Vabbè, Raga, vi giuro che ha la stessa voce. Tra l'altro un po' me lo ricordo, perché vi giuro ho visto crescere, raga. Lo seguivo un sacco anche agli inizi. Poi tra l'altro con Slender lui ha spopolato. Aspetto il jumpscare, ve lo giuro che sto aspettando con ansia il jumpscare. Voglio il jumpscare! Poi andiamo a guardare nuovi progetti. Vabbè, questo. Andiamo a guardare il vlog, il primo vlog di Favij. Grazie e benvenuti a questo nuovo video. Madonna! E oggi siamo in questo primissimo vlog. Anzi, no, identico, raga. Il primo vlog è identico. Stato identico. Qua aveva i capelli schiacciati e gelati. Non si sa per quale motivo, non lo farei mai più. Però è identico ad oggi. Il vlog del canale. Vi volevo fare gli auguri a tutti quanti. Non ho avuto l'opportunità di farlo purtroppo. Gli auguri? Perché era Natale, 28 dicembre giorni. E infatti l'argomento principale del video sarebbe questo, che non ho potuto fare video in questi giorni perché ovviamente tutti voi siete in vacanza. Immagino augurarvi buone vacanze a tutti e farvi sapere. Madonna raga, uguale identico. Tra l'altro sta per fare 4 milioni. Bravo Favij, complimenti. Quando mi boosti. Grazie. Andiamo a vedere Pepo, ragazzi. Pepo, io come vi ho detto in fase di intro, io già conosco il primo video di Pepo. Perché? Adesso vi faccio un attimino vedere. Dati l'aggiunta meno recente. Il primo video di Pepo è un video di Minecraft che si chiama Minecraft Ita Mondo Lavizzato, di ben 6 anni fa. Andiamo a vedere che c'è scritto: video risposta per Minecraft Italia. Per tutti quelli che mi conoscono da tantissimo tempo, sanno che io e Da Pyrox avevamo fondato un canale chiamato Minecraft Italia, che era un canale che era andato stra benissimo 6 anni fa, appunto, che poi abbiamo chiuso dopo circa 2-3 mesetti per dei problemi e quant'altro. E poi io da Minecraft Italia mi sono spostato a X Jumpitech, poi a Z Jumpitech e poi a quello che sono oggi. Ma prima di Minecraft Italia ero Jumpy93 Stunter. Facevo GTA, facevo un sacco di cose. Raga, su YouTube ho fatto un sacco di cose io. Però comunque sono stato boostato e spinto su YouTube grazie anche a Minecraft Italia, che mi aveva fatto conoscere nel mondo di Minecraft un sacco. Lui, Pepo, aveva visto un video che noi avevamo fatto, non mi ricordo per quale motivo, avevamo chiesto dei video risposta per capire un determinato fatto. Questo video di risposta, chiamiamolo video di risposta, per Da Pyrox e Jumpitech del team. Cioè, raga, ve ne rendete conto? Da Pyrox e Jumpitech. Cioè, ma che stiamo dicendo, ragazzi? 6 anni fa sta cosa. Minecraft Italia. Questo è un video che per il loro Minecraft Beta 1.5-01. Concorso di 3500 iscritti. Per il fatto là, che hanno detto di creare un seed. Diciamo che io l'ho creato. Di creare un seed. Però ho apportato. Ok. Va bene. Allora, entriamo nel mondo, capirete vedendolo. Il tempo che carica. Madonna, raga. Sta laggando tutto. Okay, Madonna. Perché se no non mi si sente. Bravo Pepe, abbassa il volume. Non ho Gigi. Una voce così favolosa e brillante da stella bifro. Così da oh mio Dio. Comunque, devo fare veloce perché... leggiamo i cappelli. Che carina la lava, tuffati e morbido. Allora, prima di uscire... Oh, che carino. Cioè, raga, me ne rendete conto? L'entrata in questa specie. Oh, il tetto tutto pieno di là. Non vi ho fatto vedere qui la fontana. Vabbè, dai, cagate simili. Allora, si possono portare delle modifiche. Ecco, allora, questo è il mio mondo che io ho letteralmente lavizzato. Sto usando la fly mod perché... Cioè, me ne rendete conto che lui ha fatto un mondo totalmente di lava? Cioè, e non so quanto tempo ci abbia messo. Vola, ecco, disattiviamo la fly mod, cioè, così. Voglio vedere tipo l'outro cosa dice. Abbastanza fighi. Alcuni con le montagne tutte spirtusate, veramente. Comunque. Spirtusate, termine molto conosciuto. Ciao ciao, alla prossima. Spero vi sia piaciuto. Bye bye. Ciao Pepo, incredibile. Quindi ragazzi, questa è la storia di Pepo. Mondo lavizzato, aggiornamento tra l'altro.
What the fuck? Ok, ciao a tutti, mi sono sempre Pepo. Ciao a tutti, sono Pepo. E oggi mi piace la minchia. Questo bellissimo tunnel che ho scavato tutto solo soletto. Allora, cioè, quanto è grande. Se guardate la scritta Pepo. Ah, tra l'altro voglio dare il primo video di Pepo con la webcam, aspettate un attimo. Prova vlog in 4/3. Oh mio Dio, buongiorno, sto registrando, io mi chiamo Pepo e questo è il mio primo video del cazzo. Così, senza motivo. Va bene, va bene, va bene ragazzi. Passiamo a Nadia Tempest, perché me l'avete consigliata in un sacco. Non so il motivo, spero sia qualcosa di interessante. Tra l'altro la conosco, Nadia Tempest, bravissima. Andiamo a vedere il primo video di Nadia Tempest. Europe Day a Roma. Sono dei concerti. Perché devo vedere questa cosa? Cosa 5 marzo 2007? Ignorante come lo schifo, non so chi siano. Beh, questi sono concerti. Voglio vedere però un video suo. Smokey Eyes senza pennelli professionali. Un video di make up. Ciao ragazze, questo qui è uno Smokey Eye fatto senza pennelli. Ho scelto di fare questo video perché anche io fino a poco tempo fa non avevo i pennelli professionali. Adesso li ho presi. Però comunque, come facevo prima, mi truccavo lo stesso. E utilizzavo spugnettine normali, utilizzavo il cotton fioc, utilizzavo tante cose che non avevano bisogno comunque di essere utilizzate con per forza con i pennelli professionali. Insomma, fa un tutorial di trucco. Nulla di strano. Ciao ragazze, allora questo qui è un video fatto per quelle che mi seguono sul fitness, tutte le ragazze o i ragazzi che mi seguono per quanto riguarda i video di fitness, perché devo fare un'anticipazione molto importante. Fra qualche giorno, credo lunedì esattamente, metterò un video in cui inserirò un video in cui c'è una, ci siamo io e Pasquale che parliamo e vi diciamo che quella... C'era fidanzata con Pasquale, madonna, quanto, da quanto sono fidanzati? Tanto se lo sono sposati, non lo so, credo di sì, non mi ricordo. E comunque ha iniziato con il... Nulla di strano, raga, non so perché non avete consigliato in così tanti. Però nulla di strano, ha cominciato col make up e col fitness. Poi si è evoluta ai vlog. Comunque ha fatto delle belle evoluzioni Radio Tempest. Ha fatto anche un bel po' di video. La preview mi sembra molto figa. Forse ha cambiato fotocamera, ciao, vediamo. Allora, sì, aveva cambiato, incredibile. Oggi perché principalmente... Però raga, è identica ad oggi. Cioè credetemi che è identica, è uguale. Perché io... sono una persona continua e non posso stare senza fare un video per più di un giorno, eccetera, eccetera, eccetera. Bugia. Oggi dopo... Comunque è stata sempre simpaticissima, ha sempre avuto questo senso dell'umorismo assurdo che a me piace un sacco, onestamente. Ragazzi, ci sto facendo un sacco di complimenti, ma voi ci scherzate, ma io i video di Nadia Tempest li guardavo, va bene? Mi faceva ridere. Ora non li guardo più perché... boh. Però me li guardavo prima e ridevo. Mi sa che ritorno a guardarla dopo questo video. Quindi ragazzi, direi che per questo video su reazione ai primi video di YouTuber italiani possa essere tutto. Spero che come sempre il video vi sia piaciuto. Mi raccomando, fatemi sapere qua sotto nei commenti quale altro YouTuber andare a vedere nel prossimo episodio. Mi raccomando, consigliatemi dei YouTubers belli, belli cazzuti. Se il video è piaciuto, vi invito a lasciare un bel pollice in su. Io adesso vado a montare questo video perché è tardissimo, sono le 23. E me ne vado. Da Giappita che è tutto. Ciao ciao.